Contrastare il traffico di esseri umani, questa è la priorità del governo italiano e dell'Unione Europea. Così hanno aperto la conferenza stampa il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il commissario europeo agli affari interni Ylva Johansson al termine della visita all'hotspot di Lampedusa. Una visita durata circa un'ora, durante la quale hanno evidenziato l'ottimo lavoro svolto dalla Croce Rossa Italiana in questo primo mese di nuova gestione dell'hotspot di Contrada in Briacola. Tutti gli Stati membri dell'Unione Europea sono sempre stati e continueranno ad esserlo accanto ai paesi che vivono periodi di forte stress. Lo abbiamo fatto con la Polonia e continueremo a farlo anche con l'Italia, ha dichiarato la commissaria europea arrivata sull'isola. Entrambi i rappresentanti istituzionali hanno ringraziato le forze dell'ordine e le istituzioni locali che quotidianamente fronteggiano con grande impegno i flussi migratori di questo periodo. Oltre 65.000 migranti sono arrivati in Italia dall'inizio del 2023. Nei prossimi mesi in Italia sarà rafforzato l'intero apparato di accoglienza, comprese le operazioni di rimpatri nei paesi di origine e di partenza, continua il ministro Piantedosi, affermando inoltre che l'hotspot di Lampedusa sarà monitorato costantemente e di volta in volta sarà adeguato alle esigenze per garantire condizioni ottimali a tutti coloro i quali approderanno sulla più grande delle pelagie. Non ha risposto invece in merito alla possibilità che sull'isola possa essere istituito un centro di smistamento per rimpatri dei migranti. Questo lascerebbe intendere che la questione non sarebbe da escludere. Il rapporto di Lampedusa con l'Italia è quello che l'Italia ha con l'Europa. Sono il luogo di prima prova e segnale chi ne ha la responsabilità di farlo. Lo fa continuamente, segnalare la sofferenza dell'isola e dell'uomo. Quindi questo è un posto dove le persone comunque arrivano. E quindi stiamo ragionando, quindi adesso è strutturato come hotspot, con tutto quello che ne consente. Vediamo se in futuro possa essere, insomma, dovremo vedere, perché chiaramente la funzione di hotspot è ineliminabile per gli arrivi che comunque si registrano per effetto degli approdi spontanei, diciamo autonomi, quindi non gestiti dalle operazioni di search and rescue. Vediamo, insomma, io tendenzialmente immagino che avrà sempre questa vocazione di nuovo di primo approdo, da, ecco, come succede, credo che sia visibile adesso, da svuotare, diciamo così, da alleggerire in tempi sempre più brevi attraverso le operazioni di trasferimento in altri luoghi.